Erano dei lavori? Se mi accende, ecco, se si accende il microfono, sì. Sull'ordine dei lavori, solo per... non ho interrotto prima che intervenisse il collega di Fratelli d'Italia, però, signor Presidente, penso sia importante per l'Aula, per il gruppo d'appartenenza del sottosegretario Del Mastro, ribadire un concetto. Noi, se il sottosegretario Del Mastro si limita, signor Presidente, al parere conforme. No, 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 non basta, no, 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 non basta nulla, non ba no, 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 non basta nulla. Favore. Signor Presidente, Per favore. il gruppo di Fratelli d'Italia deve dirci se sta difendendo un uomo, un indagato, sì, È sull'ordine dei lavori. sull'ordine dei È lavori, sull'ordine dei esattamente lavori. sull'ordine dei lavori. Il gruppo di Fratelli d'Italia ci deve dire se sta difendendo un uomo, un indagato, la loro idea di come si vive nelle istituzioni. Del Mastro non solo è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio, ma il sottosegretario Del Mastro si è macchiato di un'offesa ad un'intera comunità politica. Sappiamo e comprendiamo che è cambiata la natura del suo gruppo di appartenenza. Un tempo di fronte ad un reato così vi sareste di fronte. No, vi sto guardando uno per uno, vi sto guardando uno per uno per ricordarmi tutte le Presidente Boccia, ingiurie parli e con la tutti gli Presidenza, non improperi. parli con i colleghi, la Ha prego. ragione Presidente, è evidente, signor Presidente, che le scuse non servono se i comportamenti restano sempre gli stessi. E oggi voi avete dimostrato tutti insieme di non aver capito la gravità di quello che è accaduto e non state offendendo ancora una volta il gruppo del Partito Democratico, ma un'intera comunità e la stessa aula di Palazzo Madama. Signor Presidente, noi ogni volta che il sottosegretario prenderà la parola per esprimere un concetto, fino a quando non avrà affrontato il nodo, che è uno solo, che il senatore Bazoli ha ribadito, e cioè fino a quando non avrà chiesto scusa alla comunità del Partito Democratico, noi usciremo dall'aula e dalla commissione. Grazie. Grazie Presidente.